cosa, perché questo è un sempre vero scandalo. Sempre prudente Ferrero, no, lo dico agli ospiti qui che aspettano di parlare, però prego Ferrero, dica. No, e che è questa, ieri sono stato a Napoli e i lavoratori delle cooperative delle pulizie delle scuole mi hanno dato questo dossier. Questo è uno scandalo, perché ci sono 11.000 persone che lavorano a fare le pulizie nelle scuole con le cooperative. Loro chiedono l'assunzione allo Stato. Se lo Stato li assumesse, risparmieremo nel 2012 60 milioni di euro. 60 milioni! Si preferisce da parte dello Stato mantenere questi lavoratori nella precarietà, evidentemente con le clientele delle cooperative, piuttosto che assumere normalmente queste persone che da 12 anni stanno lavorando. Questo è lo scandalo. Dove ha detto che lavorano dicono... al comune di Napoli, no, non ho capito. No, davvero, no. Questi sono in tutta Italia. Ah, nella... sono ho capito. Che in tutta Italia fanno... No, siccome aveva detto ieri sono scuole. Stato, dov'è che è stato? E ha preso a Napoli, ha detto, no? Sono stato a Torre Annunziata, okay. Me l'hanno dato i lavoratori di Torre Annunziata. Ma ci... però sono riguarda tutta l'Italia tutta, chiaro. Tutta Italia, 11.000 da 12 anni precari, e allo Stato costerebbe di meno assumerli. Non li vogliono assumere perché preferiscono avere i lavoratori spaventati nella precarietà, perché un lavoratore precario non può far valere i suoi diritti, non può fare sciopero, deve stare zitto. Allora questo è lo scandalo che c'è. A questo allora...